Buongiorno a tutti, da quante settimane non giro video, come state? E ho avuto l'influenza, io, mio marito, mio papà, perciò niente. Poi, finita l'influenza, ho avuto moltissime cose da fare e non mi sono potuta mettere davanti alla telecamera del telefono. Però, oggi è 2 novembre, ricordiamo tutti i nostri cari, io soprattutto mia mamma. E sono qui a casa mia, vedete che c'è più luce, perché oggi sono dovuto uscire per andare a fare un poco di rifornimento di certe cosine, di cose intime, di qualche cosina, ma non sono andata al mercato perché mi seccavo che oggi è giovedì e forse c'era un piccolo mercato vicino alla Lidl, però già erano le 9:05 che stavo partendo. Per me, secondo me, era tardi perché dovevo passare. Proprio dovevo attraversare, giare, mi seccavo. Tanto là la fiera è molto piccina piccina, meglio andare a riposto, anche se è carina. E niente, sono andata di qua di là, sono andata a vedere per delle scarpe, ma non mi hanno convinto, non so, e me ne sono andata da un cinese e me ne sono uscita, sono andata in un altro cinese che è un negozio bellissimo, che ho scoperto da poco. Sembra un negozio, non so, di alta moda, proprio com'è. Diciamo, i manichini, le cose esposte, vende di tutto. E a piani, io però gli altri piani non li ho visti. E mi sono comprata dell'intimo che ora poi lo laverò naturalmente in cotone. Vabbè, ve lo devo far vedere. Niente dell'intimo così semplice. Vabbè. Perché proprio mi si sono tutti invecchiati, rovinati. Tutto di cotone e ne ho presi ben 10 paia e poi delle slip normali, sempre ad 1,50 euro, questi qua. Poi mi sono presa delle cosine, ho speso sulle 42 euro. Comunque è un negozio, diciamo, rispetto agli altri più economico. Ci sono cose bellissime. Io non ho guardato il reparto maschile perché era nell'altro reparto. Poi comunque ho preso queste cose, comunque poi ci andrò. Ho preso una camicia, ce l'avevano qua il raso, un turchese, un azzurro e questa unica taglia, misura unica, da poter mettere su dei jeans e di raso alle maniche, diciamo, più morbide col polsino. Ed è merce italiana, qui c'è scritto, poi non so, non lo so, c'è diciamo, il disegno della bandiera Nuova Moda ed è costata solo 7 euro, che se andiamo nei negozi così, meno di 20 non ci sono, magari si dice la qualità è raso, comunque loro sono più economici, ma hanno cose all'ultima moda, mi piacciono tanto, sia pure le borse, certo la qualità delle borse. Non sarà la solita, però i modelli erano molto carini, ma io non ne ho comprato. Niente, mi sono presa questa camicia. Mi ha assicurato che mi entra, ma mi entra perché misura unica. E questa qua, che non lo so se dalla luce si vede bene. Qua di fronte ho la finestra, comunque è un turchese meraviglioso. Gli ho detto 7 euro, poi ho preso questa maglietta con lo scollo a barca. Aspetta, qua. L'etichetta si è un po' inciampata. Questa maglietta, diciamo in cotone, che è cotone viscosa, con questo scollo a barche che è un po' scollato, però magari metto un foulard. Mi è piaciuto soprattutto per il colore, che è una sorta di fucsia scuro, di viola, non è proprio lilla, che a me non piace. Però dalla luce forse sembra un pochino più, è bellissimo. Ha queste maniche con il riccio proprio qui. Diciamo una sorta di elegantino, sempre misura unica, bellissimo. Certo, da mettere in questo periodo che ancora non fa assolutamente freddo, fa caldo, e questa mi è costata 6 euro, la bellezza di soli 6 euro. Meravigliosa e morbida. Bellissima. Certo, della luce la vedete forse più forte, è meravigliosa. Io poi mi metto però un foulard. Non lo so, è con lo scollo a barca, mi è piaciuta tanto. Poi ho preso, questo per quando viene freddo,
Un maglione a collo alto mi è piaciuto soprattutto il colore perché sono fissata con questa sorta di fucsia calmo, una sorta di viola, dicono viola, però mi sembra un fucsia calmo. Allora, sempre 7 euro, che in certi posti anche da altri cinesi, non so a quanto ammonta. E ho preso questo qua che magari poi questo è un sottogiacca sotto gli altri maglioni. Misura unica, messo sotto le altre cose, sta bene, mi è piaciuto il colore, sono fissa. Perché proprio questo colore non ce l'ho, questo da non mettere ora naturalmente. E niente, poi ho preso. E che? Ah, c'è. Allora, questo lo faccio vedere all'ultimo, un gilet. Un gilet, perché amo tanto il gilet. E mi è piaciuta tanto, diciamo, il tessuto è una sorta di lanetta. Anche il modello, sempre taglia unica, spero che mi vada, ma credo proprio di sì. Con questo dettaglio di cui sembra tipo non ricamata, tipo così un drappeggio, un non drappeggio, scusatemi. Sembra tipo non mi viene la parola. Però ha questa particolarità qui nella sorta di spalla. Così, ecco, sembra tratteggiata, non mi veniva il termine, scusatemi, qui nel collo. E poi è così. Forse dalla fotocamera non si nota, ma si vedono delle piccole treccine. È in lanetta. Meraviglioso, io non ho mai visto in nessun posto di questo. Ne ho visti certe volte di gilet, ma tessuti proprio o troppo piccini o troppo a crop top o proprio tessuti pessimi che non vestono bene. Questo è meraviglioso, ma io ora ogni volta che non devo andare magari in negozi proprio appunto in certi negozi vado sempre in questo negozio. Andrò sempre lì perché ha. Hanno tantissima qualità. Qualità e anche sono modaioli. Questo mi è costato 7 euro. Mamma mia, 7 euro. E poi ho preso un prodotto di make up proprio perché mi erano piaciuti questi rossetti. Allora, è una sorta di bordo, non è bordo, è una sorta di rosso più scuro perché è rosso. Forte, io non lo indosso, non mi va. Ho provato il tester, ma io vi volevo far vedere che qua si può togliere e ve lo mostro. Il numero 315 15 del marchio che non ricordo. Avevano proprio lo stand, avevano pure la tettio, ma questo non era tettio. Allora, questo è il colore, ma ora ve lo mostro e vi faccio lo swatch. Bello, è a lunga durata, sembra. Ecco, voi lo vedete più forte, ma vi assicuro che è un rosso calmissimo. Voi però, certo, lo vedete più forte. Ed è sembra una sorta di velluto. Meraviglioso. Niente, questo vi è costato solo 2 euro. Io lo volevo provare. Non me lo so mettere così. Voi lo vedete più forte, ma vi assicuro che non è forte. È un rosso, ma è un rosso opacato perché c'era proprio il rosso, quello vivo, chiaro. Oggi non è il caso di indossare questi colori, naturalmente. È meraviglioso. Io ho sistemato un po' i capelli l'altro giorno. Li volevo caschetto lungo tutto pari, però non mi è venuto tutto pari purtroppo. Tipo diciamo il taglio che ha la Ferragni. Pazienza, mi allungheranno. Comunque questo è il colore che voi lo vedete più forte, messo malissimo, scusate. Ora io devo cercare un tovagliolo perché lo devo togliere. La bellezza di soli 2 euro. E questo è tutto, non ho più niente da farvi vedere.
devo comprare delle cose a mio marito un altro giorno. E perciò io poi ho messo di lato un bustone con le cose, i prodotti finiti del mese di ottobre. Appena ho tempo vi giro il video in questi giorni. E domani non lo so, pomeriggio poi dovrò andare a messa. Vabbè, in questi giorni intanto voi sapete che ve lo dovrò girare. Io per adesso vi saluto e ci rivediamo presto. Spero anche di mettere online presto anche questo video, perché da tanto tempo che manco, da oltre più di 3 settimane, può essere anche più. Scusatemi, ma sono sempre qui. Va bene, a presto. E grazie a tutti per i vostri commenti, che mi dite che i miei video vi rilassano, vi piacciono, il modo come parlo, che sono simpatica. Mi dite sempre queste parole. Io vi ringrazio tantissimo. Siete delle persone veramente brave. E grazie anche per, diciamo, per le critiche, basta che siano critiche costruttive. E vi abbraccio e alla prossima. Ciao!